continuiamo con le domande. Abbiamo una domanda e possiamo collegarla ad un'altra di chirurgia ricostruttiva. C'è una signora che mi chiede: ho fatto la ricostruzione, però sento un pochettino come un corpo estraneo che si muove sotto la pelle. E un'altra signora ancora mi dice: ho fatto la mastectomia, la ricostruzione in due tempi usando l'espansore e poi ho messo le protesi. Una però sembra un po' differente dall'altra. Ho già fatto un lipofilling. Che cosa posso fare? Perché dico che sono simili? Perché tutte e due si rifanno un po' al problema che in effetti una mastectomia asporta tutto e la protesi si trova un pochettino in una situazione, non dico sottocutanea, ma quasi, e nella parte superiore protetta dal muscolo, quasi come una tecnica dual plane. Cosa si può fare? Come più volte ho detto, io credo che oggigiorno con la cosiddetta hybrid reconstruction, cioè l'utilizzo di diverse soluzioni come il grasso o come gli ADM, i famosi, diciamo, toppe, io facevo l'esempio di questo dermacellulato di derivazione animale, possono aiutare a migliorare il risultato e renderlo più naturale, una mammella che sentite più vostra, lo dico sempre, in effetti una ricostruzione a volte è un po' fredda, anche se magari bella dal punto di vista puramente estetico, al visivo, però la sentite fredda, un po' dura, e allora il grasso, gli EDM possono aiutare. Per cui la signora che mi aveva chiesto anche, ho già fatto un lipofilling, cosa posso fare ancora? A volte un lipofilling non è sufficiente, magari ne necessitano due, tre, però quando riesco a ricreare uno spessore sufficiente, posso utilizzare un EDM per cercare di migliorare il contorno della mammella, allora tutti questi piccoli disturbi scompaiono, diventa più vostra, la sentite più calda e in effetti ritornano a essere le mammelle che purtroppo è stato necessario asportare con una mastectomia. Questo è il consiglio che vi posso dare, altro non abbiamo se non i bimbi, ma è un discorso un po' più complesso che abbiamo affrontato in altri video. A presto!